85 anni, si festeggiano gli 85 anni della sezione di Pescara, la sezione Allegrino, presidente Pacifici. Mi è piaciuto molto durante il suo intervento quando ha estratto un cartellino. E cosa c'era in quel cartellino? Beh, la parola educazione, una parola per noi importante, perché l'educazione passa attraverso anche il rispetto, rispetto verso se stessi, verso gli altri, verso le regole, che è una equazione importante per chi fa attività sportiva. Quanto è importante il rispetto nei confronti degli arbitri, quanto è importante l'educazione? No, il rispetto in generale nei confronti degli arbitri, degli avversari. Lo sport ha come caratteristica proprio il rispetto, proprio per la sua valenza non solo sportiva ma soprattutto sociale. È un aspetto importante, il rispetto degli arbitri passa anche attraverso, no, l'accettazione delle regole. Le chiedo un'ultima cosa, Presidente, un po' emozionato alla fine quando ha consegnato una targa per 65 anni di matrimonio. Una vita lunghissima, e sapere che ci sono nostri associati che sono rimasti legati a questa nostra associazione, ai valori della nostra associazione, perché per tanti anni, mi riempie veramente di gioia. Sono toccati temi molto importanti, Campione, negli 85 anni di festa dell'Associazione Italiana Arbitri Pescara. Soprattutto a me è piaciuto quando si è parlato di rispetto e delle regole in campo. Rispetto alle regole in campo è la colonna portante che deve contraddistinguere nei 90 minuti, che poi non sono solamente quelli che si racchiudono nel senso stretto della partita. Rispetto alle regole parte da lontano, parte dai momenti in cui si comincia a fare scuola calcio, nel momento in cui si approccia a questo sport, ed è il culmine, l'apice del rispetto alle regole, poi sono 90 minuti della partita che devono contraddistinguere tutta la fase della competizione.